Ci facciamo una piccola passeggiata con la Nelly, è mattina presto, perché qua non abbiamo il giardino, quindi ci tocca andare nei boschi, no? E dormito molto bene, solo che sono particolarmente stanco, ho le occhiaie e quant'altro, avrei dovuto dormire di più. Devo ancora fare colazione, sono svegliato, porto fuori il cane, poi torno a colazione, poi inizio a lavorare. Proprio bella la montagna, ok, bello anche il mare, ma molto bella la montagna, decisamente. Niente, adesso torno a casa, piccola passeggiatina fatta e inizio a lavorare, tiro fuori magari una tisana, un tè, qualcosa per svegliarmi fuori, colazione. Devo ancora collegarmi il computer al wifi, alla VPN e quant'altro. E niente ragazzi, iniziamo questa bellissima giornata. A differenza di ieri non piove, ieri ha piovuto tutto il tempo, mannaggia. L'ho messa in un punto dove non mi dà molta sicurezza. Comunque ragazzi, niente, adesso inizio a lavorare, mi sono fatto una colazione, ma la berrò lavorando. E noi ci aggiorniamo dopo. Comunque c'è Office Smart Working, guardate che visuale, c'è di cosa stiamo parlando, dai. Sto cavetto magari a fianco d'acqua, anche no, eh. Per qualche ragione non si collega al wifi, quindi mi sa che userò l'hotspot del computer, del telefono. Ragazzi, per adesso tutto bene, mi sto godendo un pochino questa tisanina perché si sta bene fuori, ma potrebbe andare meglio, cioè dentro ci sono tipo 24 gradi e fuori, prima stamattina era tipo 14, però adesso penso sia un pochino più caldino. Sto pomeriggio qua verrà il sole, quindi dovrò tirare giù la tenda e sto pomeriggio dopo il lavoro mi sa che mi butto un pochino in piscina, vado lì a fare un po' aperitivo, magari vediamo un po' come si sta. Niente ragazzi, piccola pausetta fatta. Tra un paio d'ore c'è la pausa pranzo, non so minimamente cosa ci sia in questa casa, lo scopriremo assieme. Comunque qua è ancora tutto in ombra e quindi non, cioè gli occhiali da sole sono un po' fastidiosi perché c'è freddino, però è comunque di fronte a me, anche se sono all'ombra, vedo il sole, quindi cioè, mi tocca indossarli. Ho appena dato da bere a tutte le piante e adesso ricomincio a lavorare. No, era esattamente dove pensavo che fosse, e in macchina. Oh, eccoti qua. Ma ciao piccolina. Ma come stai? Ma come stai? Ho aperto anche le Velux, così entra un po' di arietta. Perché ti sei messa là nell'angolo con tutti i po'? Cioè, c'hai il tuo lettino qua. Vabbè, i cani a volte non li capisco. Ma questo in particolare, cosa vuoi, Nelly? Cosa vuoi? Ah, che nasone che abbiamo oggi, eh? Che nasone. Pausa pranzo, ragazzi, pausa pranzo. E non so cosa farmi, però penso che tra le opzioni ci sia una buona pasta. Sì, dai, mi faccio la pasta. C'è la pasta innanzitutto? Ah, c'è questa, ma siamo. Cioè, ci sono tipo questi, fusilli, ma quanti vuoi che siano? Sarà 50 grammi, lo sapevo che dovevo comprarmi. Non so proprio cosa cucinarmi. Ah, mannaggia. C'è un pezzo di pane almeno. Niente ragazzi, alla fine ho deciso di cucinarmi della pasta, quel poco che c'era, con passata di pomodoro, aglio. Oh, cacchio, mi sa che ho bruciato il panino. Passata di pomodoro, aglio e basilico che ho visto che c'era nel poggiolo. Nel balcone in italiano, e solo che per rendere un pochino speciale, visto che è poca, ho detto vabbè, a sto punto la cuociamo direttamente con il sugo. Speriamo che il panino non si sia bruciato. Mannaggia me, vabbè, senti, va così. Ah, brucia! Ho qualche tarallo, anche tipo del pollo che sto un pochino scongelando, vediamo se dopo avrò ancora fame, probabilmente sì. E penso, cioè, a sto punto di mangiare lì fuori. Niente, è venuta fuori una giornata pazzesca. Avevo un po' di paura perché tipo ieri venendo su pioveva e ieri sera ha piovuto tutta la sera. Cioè, meno male che c'è il soletto, dovrebbe essere sia oggi che domani.
E quindi noi godiamo, ho dato da bere tutte le piante, ho fatto insomma la solita casalinga e adesso mescoliamo un pochino la pasta prima che si attacchi, perché già è poca se poi la spacchiamo. Oggi probabilmente dovrò andare anche a fare una mini spesetta al supermercato perché non ho robe che mi piacciono qua per 2 giorni e non voglio finire la roba dei miei, ecco. Questa è carina, sembra carina, però non è neanche ancora pronta, quindi mettiamo ancora un po' di acqua bollente. Oh, ne ho messa troppa, ne ho messa decisamente troppa, mannaggia. Vabbè. E vabbè, ragazzi. A volte ci sono i fallimenti. Non sembra neanche come piccolo, come piattino, però. Speriamo che sia buono. Ci sta. Lavorare, ora mi faccio una piccola passeggiatina con la Nelly, che poverina è stata tutto il giorno in casa. E bello lavorare da remoto a bordo piscina. E sono stato anche super produttivo, questo è il bello. Alla fine basta avere internet che funziona, il microfono che funziona, computer che funziona. Cosa serve la scrivania? Comunque, adesso piccola passeggiatina che la Nelly è stata tutto il giorno in casa e vediamo se facciamo qualcosa. Vai, vai, vai! Guarda com'è, c'è un cane libero. Ok ragazzi, passeggiatina finita, adesso proviamo questa mango e ananas. Sorsetto, secondo me è da aspettare ancora però. È da aspettare ancora. Ragazzi, tra un po' mi vado a fare un tuffo in piscina, giusto perché devo fare la prova costume. Io comunque, dopo domani ho un matrimonio, ho scoperto oggi la location e tutto. Sarà la situazione più rilassata della mia vita, ragazzi. Perché di solito i matrimoni devo filmare tutto e impazzire. Qua stavolta mi hanno chiamato come primo e unico videomaker e mi hanno detto: ma fai qualche clip di qua, qualche di là. Io ho chiesto, ok, cerimonia, scaletta, io voglio mettere 3 videocamere, un primo piano, un grandangolare, uno di dettagli, riprendere tutto, collegare a videocamera come si chiama, allo speaker della chiesa e quindi fare in modo che dopo l'audio sia pulito senza eco. Mi hanno detto no, cioè basta che ti rilassi, riprendi 2 o 3 clips, dettaglietti e va bene così. Ma non vi serve quindi prendere. No, 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 tranquillo Lorenzo, anzi grazie per aver chiesto. Grazie, che tu sia benedetto. Poi la sera devo andare a una festa a fare delle foto. E festa in piscina, ragazzi, vi porterò con me ovviamente. E ai Bastioni di Verona. Vuoi venire anche Festa in piscina, te? Sì. nei Bastioni. Sì, è privata. E quindi, ragazzi, in tutto questo probabilmente lì ci sarà anche la mia ex. Che tipo abbiamo finito in ottimi, ottimi rapporti, proprio fantastici. E bene, noi adesso appena la gioia si decide di andare via, da lì basta abbaiare. E appena Gioia decide che ha finito di lavorare, noi andiamo in piscina. Ragazzi, visto che sono obbligato a guardarmi Temptation Island, giusto per avere un compromesso, ho deciso stasera ci mangiamo una pizza. Quindi ora andiamo giù in The City a fare una spesetta leggera. E visto che la signorina qua non vuole apprezzare il prosecco che ho portato per fare aperitivo, prendiamo anche una Coca-Cola Zero. In tutto questo ho i capelli super spettinati come al solito, sperando che l'anella possa entrare nel supermercato. Così dai. Allora, oggi portiamo il cane al supermercato, poverina, che sennò non può entrare. Guarda com'è felice. Poverina. Poverina. Allora Nelly, l'importante ora è che non azzanni il prosciutto, quando lo Guarda, prenderemo. posti che non ho mai visto, gli scaffali. Yes. Direttamente in punto vendita Fritz o caricalo nel nostro sito. Siamo a fare benzina perché siamo a secco. E c'è la Nelly qua. Come stai? Hai fame?
Ok signori, allora stasera ci mangiamo una pizza, solo che non la facciamo noi, abbiamo preso dal supermercato perché chi è che c'ha il tempo e la voglia. Stasera pizzetta, io come vedete sono abbastanza dietetico, mangio poca roba e quindi questa è quella che mi merito. Salsicce e patate. Opla! Bene, lasciamola, si può mettere il timer in sto forno? Signori, un pochino mi vergogno, però alla fine ci siamo fatti la pizza, non come quella che ho fatto l'altro giorno, fatta in casa, ma insomma, al supermercato ci guardiamo Temptation Island, insomma, però si sta abbastanza bene. Comunque, adesso lascerò una recensione sull'experience, vediamo un pochino come va. Soprattutto anche per questa pizza qua. Allora, beh, ti dico, la mia non sembra così manaccia. Questo non esce un cazzo. Vuoi? Ok, bene ragazzi, experience vista lago. Ora vado a letto, basta, mezzanotte e... l'orologio deve essere per forza di cose sbagliato. Mezzanotte e un quarto, ragazzi, adesso vado a letto. Giornata molto lunga, tanto sole. Non mi sono brezzato più di tanto, ma perché non sono stato, cioè sono stato principalmente in penombra. Però mi fanno comunque male i muscoli, non lo so perché oggi è un po' così. Mi sono dovuto subire un po' di Temptation Island, ragazzi, cioè sai, la gente a cui piace quella roba. Pazzesco. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo domani per un prossimo episodio. Voi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e numerosi, così mi fate sapere che mi supportate, che apprezzate quello che sto facendo. E noi appunto, come dicevo, ci vediamo domani.